Italia 5 sono le scuole allievi carabinieri Torino, Roma, Iglesias, Reggio Calabria e Campobasso. La scuola di Campobasso è una realtà alquanto giovane, nasce nel 1969 e nel 2008 diventa scuola allievi carabinieri. È il fiore all'occhiello dunque, anche per giustamente la formazione dei carabinieri. Sì, è una scuola molto importante per tutta l'arma dei carabinieri, si inquadra nella Legione Allievi Carabinieri di Roma, che ha appunto alle dipendenze le 5 scuole allievi e chiaramente ha questo compito importante di formare i carabinieri di tutta Italia. Campobasso ovviamente ha anche questa caratteristica di anche diciamo storicità, perché la scuola è vero che è una scuola relativamente recente, ma da tanti anni forma tantissimi carabinieri. Io stesso ho avuto la fortuna di essere qui agli inizi della mia carriera da tenente, ricordo che in questa scuola avevamo veramente tantissimi ragazzi che poi ho rincontrato in giro per l'Italia e loro stessi ricordavano l'esperienza fatta alla scuola, anch'io mi ricordavo di loro. E questo poi tra l'altro è il dato caratteristico dell'arma, noi ci ritroviamo un po' dappertutto, c'è un legame che ci tiene uniti sempre, anche a distanza di anni sembra di essersi lasciati il giorno prima. Campobasso, per aver formato tantissimi carabinieri, dà ulteriormente questa possibilità. La capillarità sul territorio, la vicinanza al cittadino, sono più di 118.000 carabinieri impiegati in tutta Italia, predisposti in circa 4.500 stazioni. Inoltre i carabinieri operano in nuclei e reparti speciali. Sì, i carabinieri operano anche in nuclei e reparti speciali, anche in unità particolarissime, e i nostri carabinieri anche in questo ambito vengono preparati in generale a svolgere attività territoriale, il cosiddetto servizio di istituto, ma anche da questi carabinieri verranno tratti poi quelli che andranno a fare i paracadutisti, che andranno poi ad aspirare per esempio ad entrare nel gruppo di intervento speciale una volta transitati nei paracadutisti, avremo i carabinieri a cavallo, avremo coloro che si occuperanno di indagini di alto livello che finiranno prima nei reparti operativi poi nei ROS, quindi tutto parte da qui, si impara qui ad essere responsabili, ad essere veramente votati a un comportamento morale di livello più alto di quello che normalmente viene richiesto a tutti quanti e ci si prepara poi anche a salti di qualità nella vita professionale che porta anche impegni di questo tipo. E anche da questi carabinieri che abbiamo addestrato e che domani giureranno, prenderanno gli alamari e che a fine mese raggiungeranno i reparti, probabilmente fra qualche anno avremo qualcuno che andrà a comporre reparti particolari. Poco più di 2 secoli di vita per la benemerita, tra un po' 202 anni di onore, di storia e di gloria. Che vuol dire? Cosa rappresenta far parte della benemerita? Vuol dire innanzitutto essere eredi di un prestigio e di una serie di valori che altri magari hanno coltivato e sostenuto anche meglio di noi. Noi abbiamo la responsabilità di esserne gli eredi. E quindi la nostra prima responsabilità è quella di non tradire questi valori e mantenere alto questo privilegio e l'amore che la cittadinanza ci dà continuamente per il solo fatto di sapere che da qualsiasi parte un carabiniere lo trovano e con un carabiniere possono sempre parlare. E questa è la nostra vera realtà, la nostra vera forza. Esempi e valori che insomma sono stati portati in alto da personalità come Salvo D'Acquisto, Ugo De Carolis, Eugenio Frate, a cui è appunto intitolata la nostra caserma qui a Campobasso. Sì, il corso di questi ragazzi è intitolato tra l'altro a un corazziere, i corazzieri sono carabinieri anche loro, e il corso, il 134esimo corso, cioè il corso di questi allievi è intitolato a un corazziere che durante la guerra di resistenza, in particolare durante l'occupazione di Roma, combatté con il fronte di resistenza dell'arma dei carabinieri e poi fu fucilato alle fosse ardeatine. Quindi il campo di eroismo dell'arma dei carabinieri è estremamente vasto e abbiamo quindi la possibilità di dare a questi ragazzi una serie di valori storici, etici, veramente importanti a cui potersi ispirare. Ma la cronaca d'altronde ci fa vedere anche che ci sono eroi dei tempi moderni tutti i giorni. Come no, ma questi eroi dei tempi moderni si basano su ciò che altri ci hanno lasciato in eredità e quindi per noi alcune volte l'atto di eroismo sembra quasi istintivo, quasi semplice. Chi lo percepisce come tale spesso comprende anche la semplicità con cui il carabiniere alcune volte dona la vita. E sull'esempio dunque del passato, domani, comandante, un augurio ai suoi uomini. Il mio augurio è sempre quello di essere bravi carabinieri, di essere soprattutto responsabili, di essere disponibili e di non tradire mai la fiducia che da domani tutti quanti noi affidiamo loro. Thank you.
Cari amici, eccoci giunti a conclusione del concerto della fanfara Legioni Allievi Carabinieri di Roma. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del digitale terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sull'880 per Roma Capitale e sul nostro sito www.telemolise.com, oltre che sul nostro canale tematico di Molise Mio, il 212. Dalla Scuola Allievi Carabinieri, Eugenio Frate di Campobasso vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo viaggio in Molise con noi.